buongiorno, siamo qui con il professor Luongo. Buongiorno, buongiorno a tutti. A lei, professor. Siamo qui alla Solfatara e volevamo domandare al professor Luongo com'è la situazione, perché ci risulta che ultimamente si sono verificati dei fenomeni di bradisismo più accentuati del solito. Sì, dobbiamo dire che da alcuni anni, dal 2005, c'è un lieve sollevamento del suolo registrato dagli strumenti naturalmente monitorati dall'Osservatorio Vesuviano. Questo sollevamento è molto lento, ma è cresciuto negli ultimi mesi dell'anno trascorso, del 2012. In contemporanea a questo, a settembre, c'è stata una sequenza sismica, una breve sequenza sismica localizzata tra il porto di Pozzuoli e l'abitato di Arco Felice. Un paio di scosse sono state anche avvertite. In seguito a ciò, poiché il sollevamento continua, la Protezione Civile ha deciso di passare a un secondo livello di attenzione, cioè i livelli dell'attività della Protezione Civile in quest'area sono quattro. Il primo è chiamato di base, quando non c'è alcun segnale significativo sulla ripresa di attività. Quando c'è qualche segnale rilevante, si passa al secondo livello. Man mano che cresce l'attività, si passa ai livelli superiori, al terzo e al quarto, poi il livello finale, che è l'evacuazione. Ora, personalmente ritengo eccessiva, una cautela eccessiva questa. Poteva essere una scelta solo interna, tecnica interna, perché è evidente che ci sono delle dinamiche interne nel controllo del bradisismo che vanno, c'è un protocollo interno alle istituzioni, e poi dovrebbe esserci anche il rapporto con la comunità esterna. Ora, quello che manca in questo momento è, da un lato, una cautela eccessiva dalla parte tecnica e della Protezione Civile per quanto riguarda le responsabilità riguardo alla comunità, e dall'altra la mancanza di assoluta di contromisure per far conoscere meglio alla popolazione come stanno le cose, preparare sul lungo termine la popolazione a un'eventuale evacuazione, cioè avere dei piani di protezione civile comunale. Mancano i piani di protezione civile comunale. Perfetto. E i comuni hanno l'ardire, di attendere solo quello che decide la Protezione Civile. Dico l'ardire perché alla fine si arriva poi al disastro, perché è la comunità locale che deve conoscere bene quali comportamenti adottare nel momento di una crisi. Questa è l'esperienza del passato, ora non si riesce neanche a utilizzare l'esperienza del passato. Mi permette di fare un salto indietro? Noi qui siamo alla Solfatara. Sì, certo. Ci sono stati dei segnali, maggiori emissioni o qualche fenomeno particolare secondo i geochimici, coloro i quali misurano le concentrazioni dei gas che fuoriescono dalla Solfatara, ai Pisciarelli e in qualche altro sito dei Campi Flegrei, rilevano un aumento della concentrazione di alcuni elementi, e quindi anche questo indicherebbe una maggiore attività. Il problema è che i Campi Flegrei è un'area che dà queste variazioni, queste oscillazioni, sia nei movimenti del suolo, sia nei flussi dei gas che fuoriescono dalla Solfatara e dai Pisciarelli, sia un po' di sismicità di bassissimo livello. Queste oscillazioni direi che sono quasi naturali, anzi non sono quasi, sono naturali, e sono naturali anche le crisi periodiche che non giungono all'eruzione, ovviamente, perché quando giunge all'eruzione è la crisi estrema di quest'area. Ora, noi abbiamo sperimentato due crisi rilevanti, quella degli anni 70, inizio anni 70, e quella inizio degli anni 80. Abbiamo avuto sollevamenti fino a 1,80 m nel primo caso. In questo caso di quanto si tratta? In questo caso siamo sui 15-16 centimetri dal 2005, anzi 18 centimetri dal 2005, quindi
con una velocità, come potete immaginare, molto bassa, anche se negli ultimi tempi... Sentivo parlare 2-3 centimetri al mese. Come velocità di sollevamento siamo arrivati anche... velocità, il che significa che non si è sviluppato. Io se su 15 giorni misuro un centimetro e mezzo, dico che sto andando a una velocità di 3 centimetri al mese. Ma non ci sono stati questi sollevamenti. Ora, quello che è mancato è la cautela in questo momento, la cautela di non passare subito ai livelli superiori di protezione civile, perché ha allarmato la popolazione senza che la popolazione sia stata informata per tempo. Cioè, la popolazione deve essere portata lentamente alla conoscenza, non perché deve essere lenta, ma perché è complessa la conoscenza, quindi portata alla maturazione di come affrontare quotidianamente questo problema. Questo si fa con i piani di protezione civile comunale. Se mi consente, lei praticamente dice che mentre da un lato c'è stato un eccessivo allarmismo, cautela direi, cautela, che poi si è trasformato in allarmismo da parte della popolazione, dall'altra parte non ci sono poi quei piani invece di evacuazione che ci dovrebbero essere. Perfetto. Quindi diciamo è stato, mi consenta di esprimermi così in maniera magari anche un po' volgare, un urlare da un lato senza però prendere alcun serio provvedimento, cosa che invece è indispensabile dall'altro. Cioè, se io telefono al comune e chiedo come stanno le cose, il comune mi rimanda alla protezione civile. In realtà non è così. Il comune deve rispondere con la sua organizzazione di protezione civile al cittadino e ottenere dalla protezione civile una serie di informazioni che sono legate al monitoraggio del vulcano e alla valutazione del livello di pericolosità. Ma l'organizzazione della comunità, come deve rispondere la comunità alla sollecitazione del bradisismo, è un compito comunale, naturalmente anche intercomunale, naturalmente anche con la protezione civile come dipartimento, ma qui c'è sempre una separazione, un vuoto assoluto nei comuni. I comuni devono fare questo, devono preparare i piani di protezione civile. Il massimo garante della salute dei cittadini, dei propri cittadini, il sindaco. Assolutamente sì, è il responsabile anche secondo la legge della protezione civile, il massimo responsabile locale. Quello che non è stato ancora affrontato in quest'area appunto sono questi piani comunali. E i piani comunali sono fondamentali perché quando arriviamo alla massima crisi, allora è evidente che interviene anche lo Stato centrale, ma in tutta la transizione, cioè noi che facciamo? Aspettiamo fino all'ultimo, non sappiamo assolutamente come comportarci e poi alla fine non sappiamo neanche se ci dobbiamo allontanare noi, se ci vengono a prendere. Cioè è una situazione un po' ridicola quasi, anche se non fosse... può diventare anche tragico alla fine. Ora è ridicolo, poi può diventare auguriamoci che adesso non è ridicolo, in questo momento è ridicolo, però poi diventa tragico. E poi quando c'è questi livelli di attività così bassa e dai segnali così alti, e invece poi quando ci avviciniamo al fenomeno non siamo in grado di rispondere adeguatamente, la gente naturalmente è allo sbando, nessuno sa cosa fare, tutti pensano al peggio. Professor Longo, noi la ringraziamo specialmente della sua chiarezza veramente esemplare e le auguriamo una buona giornata. Anche a voi. Grazie ancora.